l'argomento di oggi non è quanto faccio schifo a Real Racing, è piuttosto capire come fa lo smartphone a capire quando deve sterzare a destra e quando deve sterzare a sinistra, e soprattutto anche di quanto deve sterzare. Il sensore che c'è all'interno deve essere molto preciso, quindi oggi ci dedicheremo ai due sensori di movimento, il giroscopio e l'accelerometro. Ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole, e soprattutto di Cosa c'è nello smartphone, la serie in cui vediamo i sensori del telefono. Oggi ci occuperemo, come già detto, di accelerometro e giroscopio, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nessun sensore e di seguirmi anche sugli altri social. Nell'intro abbiamo visto che il telefono riesce a percepire i movimenti angolari, quindi quando dobbiamo girare a destra e quando dobbiamo girare a sinistra. Quali sensori ci aiutano a capire il movimento? Sono due, uno è l'accelerometro e uno è il giroscopio. Noi adesso vediamo prima l'accelerometro e poi il giroscopio. Cos'è un accelerometro? Un accelerometro è un sensore che riesce a capire l'accelerazione, come dice il nome stesso. Come fa in particolare quello dello smartphone a capire qual è l'accelerazione a cui è sottoposto lo smartphone? Ci sono tre accelerometri, non uno. La composizione, diciamo, delle tre accelerazioni lungo questi tre assi, X, Y e Z, ci dà il movimento del telefono. Ma come fa in particolare a capire ogni accelerometro quanta è l'accelerazione lungo quell'asse? Ogni accelerometro è composto da un condensatore. Che cosa sono i condensatori? Cercherò di essere molto riassuntiva. Per recuperarvi tutti i concetti sul condensatore vi lascio il video. Sono due piastre metalliche cariche che hanno una certa differenza di potenziale e quindi anche una certa carica. Immaginiamo che su una piastra ci siano tutte cariche positive e sull'altra piastra ci siano tutte cariche negative. Ovviamente queste due cariche, essendo opposte, si attraggono. Più avvicino le piastre e maggiore sarà la forza di attrazione. Noi quello che vediamo però dal punto di vista elettrico, noi vediamo una differenza di potenziale. Maggiore sarà la forza e maggiore sarà anche la differenza di potenziale. Nel caso degli accelerometri, una piastra è ferma e l'altra piastra è libera di muoversi ed è collegata all'altra piastra tramite una molla. Quindi, se io sono in questa direzione, la molla sarà a riposo perché non c'è nessuna accelerazione. Se invece dispongo il mio condensatore in verticale, la piastra che è attaccata alla molla tenderà a scendere verso il basso perché attratta dalla terra e quindi su di essa agirà la forza di gravità e quindi avrà un'accelerazione di gravità. Quando viene attratta dalla terra, ovviamente si allontana dall'altra piastra. Allontanandosi, la forza di attrazione diminuisce. Di conseguenza diminuisce anche la differenza di potenziale. La diminuzione di differenza di potenziale viene rilevata dalla CPU, che capisce che è aumentata l'accelerazione. Nel telefono l'accelerometro viene usato per la rotazione automatica dello schermo, perché quando il telefono è in questa posizione non cambia nulla. Voi ci potete provare anche se ce l'avete attivata la rotazione automatica, non succede nulla. La rotazione automatica viene attivata quando il telefono passa da questa posizione a questa, perché cambia dove agisce la forza di gravità, se è lungo l'asse X o lungo l'asse Y, perché Z è questo. Un modo di utilizzare l'accelerometro è il contapassi. Questo tipo di app sfruttano l'accelerometro combinato con un altro sensore, il giroscopio. Per questo ho deciso di parlarne nello stesso video, perché sono due sensori che vengono utilizzati spesso e volentieri insieme. Abbiamo visto che l'accelerometro serve per la rotazione dello schermo. Il giroscopio riesce a vedere anche il cambiamento di piccoli angoli. Ma cerchiamo di capire che cos'è un giroscopio e come possiamo utilizzarlo all'interno di uno smartphone. Dal punto di vista fisico, che cos'è un giroscopio? Un giroscopio è un oggetto che mantiene il suo momento angolare. Cosa significa tutto questo? Sembra complicatissimo, in realtà no, è molto simile. Un esempio di giroscopio è la ruota di bicicletta. Che cosa fa la ruota di bicicletta se non è in moto? Assolutamente nulla, cade. Se invece noi mettiamo in rotazione la ruota, questa si riuscirà a mantenere in equilibrio. Perché? Quando è ferma non c'è alcun momento angolare. Il momento angolare è una grandezza che si genera nel momento in cui c'è una rotazione.
Quindi ogni oggetto che ruota ha un certo momento angolare. Il giroscopio ha la particolarità di conservare il proprio momento angolare. Che cosa significa questo? Significa che se io genero un momento angolare che mi permette di stare in perpendicolare al pavimento e di non cadere, tutte le volte che io farò dei movimenti che tenderanno a cambiare il momento angolare, la bicicletta creerà un altro momento angolare per controbilanciare quello che abbiamo fatto. Immaginiamo di sterzare a destra. Sterzando a destra ci incliniamo leggermente verso destra. Cosa fanno le due ruote della bicicletta? Quando noi sterziamo a destra, crea un momento angolare a sinistra, in modo tale da controbilanciare quello che abbiamo creato noi a destra. Tutto questo cosa c'entra con il nostro smartphone? Noi abbiamo bisogno di capire quanto sta ruotando il nostro smartphone per capire quanto deve ruotare, quanto deve girare la macchina nel gioco. Quello che noi facciamo quando ruotiamo è ruotare il giroscopio, cioè la nostra ruota di bicicletta che si trova all'interno dello smartphone. Ma abbiamo detto che questo crea un altro momento angolare opposto. All'interno dello smartphone, quindi, si viene a generare un altro momento angolare opposto e che viene percepito tramite sempre una differenza di potenziale. Come? All'interno del giroscopio c'è una massa collegata a quattro molle. Come nel caso precedente, è come se fossero dei diversi condensatori, perché la scatola in cui è rinchiusa la massa ha una piastra metallica. E così lo è anche la massa che si trova al centro, che quindi ruotando in diverse direzioni cambia la differenza di potenziale nei quattro lati e così riusciamo a capire di quanto sta ruotando, in che direzione e con che velocità. Accelerometri e giroscopi erano quelli che rendevano la Wii unica nel suo genere, perché permettevano al videogiocatore di giocare muovendosi ed è stata una delle grandi novità della Nintendo Wii di quegli anni. Poi nel 2010 fu implementato per la prima volta un giroscopio anche nell'iPhone. Ma adesso dobbiamo vedere come funziona questo. Questo sensore è un accelerometro più un giroscopio, quindi ha entrambi i sensori al suo interno. Quindi vediamo subito come funziona. In questo momento l'accelerazione di gravità è solo lungo l'asse Z, come ci aspetteremmo, perché alla fine il sensore in questo momento è fermo ed è in parallelo al piano. Gli altri tre valori che vedete sono i valori che mi dà il giroscopio. Vediamo cosa succede se adesso cambio la posizione. Dovrebbe essere cambiata sicuramente la accelerazione lungo l'asse X, perché adesso ho cambiato da asse Z ad asse X. E infatti adesso l'accelerazione di gravità è tutta lungo l'asse X, anche se in realtà così diventa positiva, così diventa negativa. Se invece la metto in questa posizione, sarà tutta lungo l'asse Y. Adesso proviamo a concentrarci sui valori del giroscopio. Se io ruoto, effettivamente cambiano e poi si stabilizzano perché sto ferma. Se invece vado più veloce, cambiano ed aumentano. Questo è lo stesso movimento che io facevo prima con il telefono mentre stavo giocando. Le misure che abbiamo fatto con questo sensore le possiamo fare anche con il nostro telefono, con una qualsiasi app che ci permetta di comunicare con i sensori, come abbiamo già fatto in precedenza con il sensore di luminosità. E vediamo le stesse cose. In questo caso qui non ci dice l'accelerazione di gravità, ma ci dà il valore rispetto all'accelerazione di gravità, cioè ci dice che l'accelerazione di gravità a questo punto vale 1, perché tanto è sempre la stessa in tutti i punti del globo terrestre, per cui non scriverà 9,8 ma scriverà g uguale 1, per cui in questa posizione qui è tutta lungo l'asse Z, come accade proprio per questo sensore. In questo caso qui è tutto lungo l'asse Y, in questo caso qui è tutto lungo l'asse X. Possiamo anche vedere la velocità angolare, cioè la velocità di rotazione. Questi picchi sono dovuti al fatto che io sto accelerando in una direzione o in un'altra. E come potete vedere è sempre lungo l'asse Z, perché effettivamente io ho mosso l'asse Z. Se adesso la ruota invece in questa direzione, vedete che sta cambiando invece adesso la X maggiormente rispetto ad X e Y. Se invece adesso faccio così, quello che cambia maggiormente è la Y. Quindi la velocità maggiore è lungo l'asse Y. Poiché interpretare quei numeri della velocità angolare è difficile, cerchiamo di vedere quello che vede il telefono quando noi ruotiamo. Quello che succede è quello che state vedendo qui a fianco a me. Riesce a percepire il movimento, vedete? Anche se accelero cambia.
effettivamente. In realtà sta vedendo una direzione opposta, per cui devo girarlo così in modo tale che vediamo la stessa cosa. Quello che riesce a fare il giroscopio è riprodurre ogni singolo movimento che noi facciamo. Bene, questo era tutto per oggi. Ci vediamo nel prossimo video.